Questo strumento è giunto qui per te, nel momento in cui sei nell'accoglienza di ricevere, ascoltare e applicare. Sono tre le cascate nelle quali dovrai entrare. La cascata della gratitudine, la cascata del perdono, la cascata del tutto uno. Siedi con la schiena dritta. Inspira ed espira profondamente e delicatamente, senza sforzare. Invita alla meditazione il tuo bambino interiore. Oh mio bambino, per favore, partecipa e collabora con me in questo processo di guarigione collettiva di tutti sé. Respira ancora con leggerezza e rilassati, scendendo sempre più profondamente nel tuo cuore. Immagina di sederti al riparo di una roccia, in un luogo amabile e tranquillo. Guardando davanti a te, vedi un fiume che scorre scintillante e armonioso. E sai, ti rendi conto che quel fiume rappresenta la preziosa esistenza che hai l'onore di aver avuto in dono. Improvvisamente inizi a sentire sulle tue spalle delle goccioline d'acqua che iniziano gentilmente a lavarti. Goccia dopo goccia scorrono fuori e dentro di te e una grande sensazione di gratitudine comincia ad aprire il tuo cuore mentre accogli, capisci e comprendi che questa è la cascata della gratitudine. Il tuo cuore canta un dolcissimo grazie. Una melodia di gratitudine si espande in tutto l'universo. Ti lasci lavare completamente da quest'acqua guaritrice. E mentre ti immergi totalmente nella pace, continui a ringraziare sorridendo. Grazie, grazie, grazie. Pensa per un attimo a tutte le cose per le quali hai gratitudine. E goditi la sensazione di riconoscenza per quelle determinate cose. Grazie, grazie, grazie. Grazie al flusso della vita che fluisce dentro di me, momento per momento, perché mi permette di essere presente nella gioia e nell'amore di ogni qui ed ora. Godi della pulizia di questa cascata, emanando gratitudine per tutto ciò che ho, che non ho, che vorrei e per tutto ciò che è. Adesso, sempre in profondo e piacevolissimo rilassamento, ti accorgi che l'acqua comincia a cambiare colore e diventa rosa. Un rosa forte ma delicato, come una dolce onda di petali primaverili. Una sensazione e un colore che ti riempiono di puro amore. Una voce, delicatamente, ti suggerisce di riconoscere
e benedire ogni persona che hai incontrato nella tua vita e ogni persona con la quale hai vissuto un qualsiasi tipo di relazione e con la quale hai sperimentato nel bene e nel meno bene e hai affrontato comunque la tua anima, ascoltato e supportato la sua. Quella persona era ed è semplicemente una manifestazione di Dio. E riconosci con gioia ed emozione di essere sotto la cascata del perdono. Quest'acqua di colore rosa ti lava dentro e fuori. Molto dolcemente ripeti: ti amo, mi dispiace, perdonami, grazie. Più lo ripeti con il cuore, più l'acqua ti lava e pulisce e tu, sempre nella più naturale delicatezza, lasci andare tutto. Tutta la rabbia, tutto il dolore, tutta la frustrazione, tutta la tristezza, tutto quello di cui non hai bisogno. Quella voce interiore, con grande amore per te, ti sussurra nel cuore: qualunque cosa sia stato, era amore. L'amore si era talvolta mascherato e manifestato in forme diverse per renderti consapevole della perfezione che tu sei. E la perfezione che sei, da sempre e per sempre, ti porta ad essere qui ed ora, perfetto così come sei. Con il cuore ormai colmo di gratitudine, amore, perdono e compassione, ecco che l'acqua nuovamente cambia colore e diventa di tanti colori insieme. Un meraviglioso arcobaleno di colori vivi, gioiosi e brillanti. La cascata diventa un getto di energia potente e coinvolgente di luce arcobaleno, un flusso che ti apre, ti lava, ti purifica, dentro, fuori e su ogni piano di esistenza. Comprendi e ringrazi per essere sotto la cascata del tutto uno. La cascata del tutto uno porta con sé un grande dono. La voce del divino sussurra al tuo cuore: questa è la frequenza vibrazionale di connessione più elevata. Sei uno con ogni cosa. E in ogni cosa nasci e rinasci nuovamente. Tutto è te. E tu sei tutti gli esseri. E l'intero tutto in ogni cosa. Che in questo spazio-tempo è permeata sempre e comunque di amore. E tu, ora, sei completamente amore. Sei uno anche con la luce divina.
e nel momento in cui riconosci la luce uno in te, allora l'ombra delle credenze verrà annullata, perché tu sei luce nella luce. La luce non è altro che Dio, e tu e Dio siamo la stessa cosa. Qui e ora, in questo spazio-tempo, riconosci per la prima volta Dio dentro di te, che nell'essenza sei Dio, perché l'energia è uno e tu adesso lo sai, lo senti e lo metti in azione. E nel momento in cui lo fai, ogni altra credenza, problema, preoccupazione si dissolve e si scioglie, si apre e ti libera. Perdoni, ti perdoni e vieni perdonato dall'amore divino incondizionato che accetti, accogli e rendi manifesto. Fai 3 respiri delicati e colmi di gratitudine. E ripeti con me: mi apro, mi libero, mi sciolgo, mi approvo e mi accetto. Esattamente così come sono. Io e l'energia del tutto siamo la stessa cosa. Apro, libero, sciolgo, approvo l'intero universo e sono libertà e dispongo di sperimentarlo nel concreto su tutti i piani di esistenza. E così si compia adesso.